Un cordiale saluto a tutti, studentesse, studenti, genitori. Io sono Laura Zoller, sono la dirigente del Buonarroti di Trento e con piacere apro il primo di una serie di incontri che abbiamo appositamente pensato per l'orientamento, allo scopo di aiutare a compiere questa delicata e sicuramente impegnativa e importante scelta della scuola superiore. Lo facciamo in modalità digitale per le ragioni che sono a tutte note. Faremo comunque, non possiamo accogliervi nella nostra aula magna, nei nostri laboratori, come solitamente abbiamo fatto. Cercheremo comunque di fare del nostro meglio proprio per farvi entrare comunque nella nostra scuola e condividere con voi quelli che sono gli elementi di, diciamo così, che contraddistinguono la nostra offerta formativa. Condivido quindi con voi una presentazione. Ecco qui. E partiamo proprio subito da un breve video dell'istituto. Bene, la prima cosa sulla quale vorrei soffermarmi sono proprio i punti salienti, i cardini, i pilastri del nostro progetto di istituto, che sono dettati da queste parole chiave: innovazione, creatività, internazionalizzazione e territorio. Bene, la prima innovazione, mi preme particolarmente, è a tutti molto cara, proprio perché ci consente anche di mettere a fuoco quella che è il nuovo orientamento dell'istruzione tecnica a partire dalla revisione degli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado. Si definiscono gli istituti tecnici nei nuovi regolamenti del 2010, quindi ormai da 10 anni, come scuole dell'innovazione. Parlare dell'istruzione tecnica come appunto scuola dell'innovazione significa sottolineare aspetti quali sicuramente la tecnologia, e non abbiamo alcun dubbio che la tecnologia necessita di essere particolarmente al passo con i tempi. Le trasformazioni, i cambiamenti sono rapidissimi e pertanto occorre essere davvero particolarmente capaci di leggere le trasformazioni e di gestirle, ma non si tratta solamente di innovazione tecnologica,
benché voi capite che siamo dotati di un numero molto elevato di laboratori. Per noi i laboratori tecnico-scientifici sono l'elemento, il cuore dell'istituto. Ne abbiamo più di 50 dei vari indirizzi e qui sono proprio questi luoghi preposti all'apprendimento. È un apprendimento che necessita di un fare, che è un fare non solo delle mani, un fare è una mobilità, direi, intellettuale. E ciò che viene fatto nei laboratori, ne vediamo solo alcuni, altri li avete visti nel video di introduzione, sono i luoghi, diciamo così, più importanti dove si apprendono le varie discipline. Non si tratta di un'innovazione però solamente di tipo tecnico-scientifico e legata alla laboratorialità, ma anche un'innovazione per quanto riguarda diciamo così, le dinamiche di insegnamento-apprendimento. In particolare in questi anni abbiamo investito molto anche sugli spazi di apprendimento. Gli spazi insegnano e pertanto anche cercare di proporre delle innovazioni in termini di arredo e di costruzione di dinamiche di gruppo sicuramente facilita la circolarità dei processi. Sono elementi che a noi interessano molto. Purtroppo quest'anno sappiamo benissimo che siamo molto più legati al distanziamento. Il nostro motto è stato quello lanciato fin dalla scorsa estate, distanti ma vicini, e quindi la tecnologia è digitale, proprio l'innovazione anche in termini di didattica, che consente di superare la distanza fisica, di ricreare anche con strumentazioni tecnologiche quelli che sono gruppi, spazi, luoghi di collaborazione e di apprendimento circolare. Questi sono temi a noi molto cari e mi permetto di leggere, proprio per rafforzare questo elemento, quanto previsto dalle linee guida sugli istituti tecnici. Mi riferisco alla revisione dei piani di studio di cui in precedenza. In particolare, mi permetto di leggervi un breve passaggio. Considerare gli istituti tecnici come scuole dell'innovazione significa intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell'immaginazione, il gusto della ricerca nel costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l'immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo, qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. Credo che sia una definizione davvero molto ambiziosa, una sfida molto alta, però è proprio questo, un istituto come laboratorio di costruzione del futuro, dove i ragazzi e le ragazze, i giovani, riescono a sviluppare la loro curiosità, il gusto della ricerca, l'immaginazione, la capacità di gestire la complessità in continua trasformazione, credo che siano elementi che davvero fanno la qualità di un percorso formativo. E questo è il punto di vista per il quale ci risulta anche molto chiaro il valore di un'altra parola chiave, creatività. Creatività che per noi significa valorizzazione del talento. Non è una scuola uguale per tutti, quella che stiamo cercando di costruire, e quella che ci affascina è una scuola che sa rispondere a ciascuno per i propri bisogni. Oltre alla innovazione e creatività,
Altro punto cardine del nostro fare scuola è l'internazionalizzazione, ossia questo sguardo aperto verso il mondo, in particolare verso l'Europa, che a noi è più vicina, e l'Istituto da sempre ha sviluppato progetti Erasmus, ne ha parecchi già attivi, e abbiamo più di 10 partner europei con i quali ci confrontiamo. Questo comporta possibilità di scambi tra studenti, tra docenti, purtroppo in questo periodo solo a distanza, però il confronto è sempre particolarmente arricchente e significativo. Il confronto con sistemi educativi europei è sempre fonte di riflessione e di crescita. Accanto a questo, importanti sono le certificazioni linguistiche, i tirocini che proponiamo anche all'estero, ormai il quarto anno li abbiamo proposti in ambito germanofono, in UK, in Lund, quindi in Svezia e in altre località europee. Soggiorni linguistici, gemellaggi sono per noi sempre molto cari, non abbiamo dubbi, in questo periodo tutto questo è sicuramente ha sofferto della situazione che stiamo vivendo, speriamo però di poterlo a breve rilanciare. Sono progetti che a noi sono molto cari proprio perché non è solo una questione di apprendimento linguistico, peraltro tutt'altro che trascurabile. Ma è un'apertura culturale, una capacità di aprirsi e di riprogettarsi anche in termini europei in maniera molto più solida. Accanto a questo si potenzia anche l'apprendimento in CLIL, quindi con la veicolarità di alcune discipline in lingua inglese. Ultimo punto del nostro progetto di istituto. Territorio. Territorio implica un'apertura a alleanze educative importanti, in particolare con aziende, centri di ricerca e università, che sono i nostri punti di riferimento costante, tanto che, come Bonafotti, abbiamo costituito ormai da anni un comitato tecnico-scientifico. Questi sono i componenti del nostro comitato tecnico-scientifico, al quale appartengono e al quale partecipano rappresentanti di associazioni imprenditoriali, dell'università, di ordini professionali, degli aziende del territorio, con i nostri docenti, referenti dei vari indirizzi di studio. Qual è l'obiettivo del Comitato Tecnico Scientifico? Di un confronto stretto tra scuola e mondo del lavoro e dell'università e della ricerca per anticipare possibilmente orientamenti e scelte diciamo così, del mondo produttivo o del mondo appunto degli studi e della ricerca. Questo consente all'istituto di rivedere i propri piani di studio e di tenersi aggiornato in modo da garantire un'offerta formativa ai propri studenti che sia coerente con orientamenti e richieste del mondo del lavoro. Questo ci sembra una relazione particolarmente significativa ed importante, tant'è che ha già prodotto anche significativi protocolli di collaborazione, uno per tutti, questo siglato lo scorso dicembre con l'Università di Trento, con tre dipartimenti dell'Università di Trento, il Dipartimento di Matematica, di Ingegneria Industriale, di Ingegneria Scienza dell'Informazione. Sono qui con i tre presidi di facoltà, diremmo, direttori di dipartimento, e con i quali abbiamo sottoscritto questo accordo. È un accordo che prevede una collaborazione stretta e importante tra i Bonarroti e i tre dipartimenti di cui ho parlato, per
l'avvio di iniziative innovative, per lo sviluppo di percorsi formativi in filiera verticale che sicuramente risulteranno particolarmente importanti negli anni a venire. Abbiamo sottoscritto questo protocollo lo scorso dicembre, come anticipavo, per il fatto che di fatto già da tempo il Buonarroti ha consolidato delle alleanze, delle collaborazioni strette con università che sono appunto, che hanno potuto sfociare in questo tipo di relazione. Una relazione che poi significa che la scuola è spesso all'università, questo dei casi, abbiamo i nostri docenti in formazione presso Ingegneria Industriale qui a Trento, oppure abbiamo l'università che entra nella scuola. Quest'altra immagine abbiamo qui il professor Montresori in particolare che tiene una lezione sugli algoritmi ai nostri studenti. Quindi la scuola che entra all'università e l'università che entra nella scuola, in un'ottica proprio di stretta collaborazione. Questi sono passaggi importanti e che aiutano l'istituto a crescere nel migliore dei modi. Accanto a questo, un lavorare per progetti che per noi è la modalità costitutiva del nostro fare scuola, consente proprio di allargare ulteriormente le collaborazioni. Altro partner esterno molto importante per noi è la Fondazione Bruno Kessler, con la quale lavoriamo ormai costantemente. Molti dei progetti proposti ai nostri studenti sono guidati o coprogettati con ricercatori della Fondazione. In altre occasioni abbiamo stretto delle collaborazioni anche con enti esterni, in questo caso con AIEA e ISACA, e abbiamo proprio lo scorso anno qui nel nostro istituto in Aula Magna tenuto un importante convegno sulla Digital Security at School. Anche queste purtroppo sono modalità che in questo momento non ci sono più consentite, ma che sicuramente riprenderemo appena possibile e che fanno la differenza in una scuola. La capacità anche di proiettare i propri studenti in terreni anche molto ambiziosi, rispetto ai quali i ragazzi possono sentirsi motivati e stimolati. Ovviamente le collaborazioni sono poi con tutti gli enti del territorio anche più stretto, qui siamo a Smart City, quindi la città di Trento, abbiamo collaborazioni strette con la Fondazione Carito che peraltro finanzia frequentemente i nostri progetti, in questo caso Green Jobs, Adige Smart, Coding Scuole Medie, sono tutti progetti finanziati appunto da Fondazione Carito e che ci consentono collaborazioni strette con altre scuole, con in questo caso per Adige Smart anche con referenti della provincia autonoma di Trento e sono modalità che per i ragazzi e per le ragazze del nostro istituto, per chi frequenta le nostre classi, diventano compiti di realtà particolarmente stimolanti. Sono modalità con le quali i ragazzi riescono a condividere competenze afferenti a percorsi diversi ed è questo che a nostro avviso aiuta molto la loro crescita. Qui altre immagini, cerchiamo di scorrere velocemente, semplicemente per dare qualche suggestione rispetto alla modalità con la quale l'istituto si muove. In questo caso abbiamo progetti che guardano con particolare attenzione anche a temi quali la green economy, l'economia circolare in ogni caso. Sono modalità importanti, temi importanti, direi assolutamente
decisivi per la formazione dei cittadini del domani. La scuola collabora con gli enti esterni e collabora con un numero molto elevato di imprese, di aziende, e anche in questo caso significativi diventano i progetti che si riescono a realizzare insieme. Questo è un caso molto, molto recente, i ragazzi sono stati proprio lo scorso mese premiati con questo, insigniti questo premio Impatto Digitale 2020 da Starcast per le innovazioni e tecnologie digitali applicate, in questo caso, all'automazione di robot intelligenti per la gestione di magazzini, di un magazzino di farmaci, in collaborazione con GPU. Ecco, sono tutte occasioni importanti di crescita. Ne dico solo alcune perché veramente sono molteplici queste modalità che caratterizzano il nostro fare scuola. Un altro progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi è questa Coster Academy che abbiamo proposto lo scorso anno ai nostri studenti. E anche qui mi preme sottolineare che spesso sono progetti d'eccellenza questi che vengono proposti ai nostri studenti di tutti gli indirizzi. Qui vedete che sono stati premiati abbiamo ragazzi, abbiamo qui chimici, informatici, elettronici, meccatronici, ragazzi che seguono il percorso di costruzione ambiente e territorio. Una delle modalità interessanti di lavoro dell'istituto è proprio questo, i progetti spesso sono tra classi aperte e l'opportunità è quella di condividere competenze afferenti a percorsi diversi. Il mondo del lavoro, ma anche il mondo dello studio, degli studi accademici, chiedono sempre più competenze integrate. La specializzazione, la settorializzazione troppo rigida non consente di avere quell'apertura e quella capacità di risolvere problemi come ormai è indispensabile. Questa Academy, così abbiamo voluto insomma anche in maniera ambiziosa chiamare questa formazione di una settimana, 8 ore al giorno, tra azienda e scuola, mirava a un percorso di formazione sulla sostenibilità dei nostri studenti, sostenibilità economica, ambientale e sociale. Sono temi rispetto ai quali chi vogliamo sia cittadino a tutto tondo non può non essere chiamato ad affrontare. Altro importante e ambizioso progetto è stata questa formazione Lean Training at Buonarroti, così l'abbiamo definita, un percorso appunto Lean, dove abbiamo cercato di Auxil, in questo caso, abbiamo cercato di invogliare i nostri studenti, oltre ad acquisire insomma, competenze tecnico-scientifiche, ad acquisire anche diciamo così, competenze più di carattere gestionale e manageriale. Sono aspetti importanti da coniugare e quindi una forte attenzione l'istituto la sta ponendo anche in questa direzione. Come vedete eravamo partiti in presenza, abbiamo chiuso a distanza con modalità digitali alle quali ormai siamo abituati, la scuola però non si è mai fermata neanche durante il lockdown della scorsa primavera. Le progettualità importanti, e in questo dobbiamo davvero ringraziare i nostri partner esterni, fossero questi l'università, l'FBK, le aziende, ci hanno consentito di continuare i nostri percorsi formativi in maniera molto importante. Oltre accanto alla formazione di carattere tecnico-scientifico, l'Istituto pone particolare attenzione anche alla formazione di carattere umanistico, assolutamente imprescindibile per una crescita, definiamola a tutto tondo. È quello che a noi piace definire umanesimo tecnologico.
Accanto alla tecnologia c'è una forte attenzione alla formazione, ripeto, di carattere umanistico. Abbiamo un progetto teatro all'interno dell'istituto, ma non solo, partecipiamo a sfide anche di carattere argomentativo. Qui siamo a Smart City con A Suon di Parole. I ragazzi imparano a gestire proprio un dibattito. E proprio a seguito di questo abbiamo partecipato anche alle finali nazionali delle Olimpiadi di Debate. Sono modalità con le quali i ragazzi, in questo caso a distanza, perché appunto è stata la prima edizione di Debate Online, e è stato particolarmente significativo proprio perché i ragazzi si sono cimentati anche con questa modalità. Imparare ad argomentare, a controbattere, a sostenere una tesi e ripeto, a controargomentare ove necessario in pochi minuti, diventano competenze particolarmente importanti. Il public speaking è una delle modalità con le quali noi cerchiamo di sostenere i ragazzi fin dai primi anni. Certificazioni della robotica, Cisco, CCNA, quindi tecniche di varia natura. Abbiamo detto certificazioni prima linguistiche, ma attenzione anche al benessere, quindi allo sport, all'ambiente, e durante la pandemia anche in quarantena. Altro passaggio importante per noi è alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro è proprio un fare scuola anche prospettando consapevolezza rispetto a quelle che sono opportunità poi di inserimento nel mondo del lavoro, ma anche con una forte valenza orientativa. I ragazzi che fanno delle esperienze, che si avvicinano, che si accostano anche in maniera progettuale con aziende, perché appunto spesso abbiamo progetti su committenza, mettono a fuoco quelle che possono essere le loro prospettive, i loro progetti di vita, le loro prospettive anche lavorative o spesso di prosecuzione degli studi proprio per un inserimento adeguato successivo nel mondo del lavoro. I rapporti sono con moltissime aziende, un numero veramente molto elevato, abbiamo ormai più di 400 aziende nel nostro database e questo ci consente di inserire in maniera adeguata ed appropriata i ragazzi per svolgere attività di tirocinio, di stage. Molte sono le visite aziendali, molti progetti appunto su competenza, come dicevamo, per cui spesso i nostri laboratori diventano luogo di lavoro, di realizzazione di progetto, seguiti in presenza o a distanza da professionisti del mondo produttivo. Non abbandoniamo però i nostri ragazzi neanche quando sono in fase di uscita, per cui cerchiamo di, proprio questi eventi, li abbiamo chiamati opportunità lavoro, quando è stato possibile in presenza l'anno scorso in modalità online, diamo loro l'opportunità di cimentarsi proprio anche con un colloquio di lavoro, capire quali sono le opportunità. Qui siamo in una delle nostre palestre con più stand, i ragazzi hanno fatto dei colloqui, hanno rivisto i loro curricula, hanno compreso quali sono gli elementi che vengono maggiormente apprezzati dalle aziende che fanno poi le selezioni anche per l'immissione nel mondo del lavoro. Orientamento anche verso l'università, qui abbiamo il dottor Petri, il professor Petri che fa un intervento proprio nella nostra alma magna, dove presenta quello che è l'offerta formativa di ingegneria industriale. Quindi modalità con le quali noi cerchiamo di accompagnare i nostri studenti anche in uscita. E alcuni dati sono dati di Alma Diploma, quindi che ci vengono appunto da un ambiente esterno al quale abbiamo fatto riferimento in questi anni. I dati del 2019 non si discostano moltissimo rispetto a quelli del 2020, però sicuramente la pandemia ha segnato un po' anche di orientamento.
veramente in uscita. Credo che sia interessante capire che abbiamo circa un 60% di studenti che proseguono gli studi universitari e circa un 40% che si mette nel mondo del lavoro. Rispetto a chi prosegue gli studi, in genere, se in un anno che in un altro lo vedete, ingegneria, gli studi tecnico-scientifici, gli studi tecnici, insomma, la fanno sicuramente da padrone, abbiamo un 37%, un 41%, abbiamo però poi anche facoltà scientifiche, 10%, medicina, 11%, professioni sanitarie, un altro 11%, ma anche facoltà economico-statistiche, chimica farmaceutica, abbiamo anche percorsi che afferiscono più alla chimica farmaceutica, e un 15% che sono altri indirizzi. Vedete che nel 2020 gli orientamenti rimangono grosso modo gli stessi. Bene, questi diciamo così, le scelte in uscita dei nostri studenti, fermiamoci un attimo su quella che è la nostra offerta formativa. Al nostro interno, come anticipavo, abbiamo ben 5 indirizzi con più articolazioni. È quella che io amo chiamare una cittadella tecnologica, poiché passiamo dall'indirizzo di meccatronica, meccanica, meccatronica ed energia, quindi con 2 poi articolazioni, chimica, che si suddivide in 3 articolazioni, chimica dei materiali, biotecnologie sanitarie e biotecnologie ambientali, elettrotecnica, che è elettronica, elettrotecnica ed automazione, e a Buonarroto troviamo elettrotecnica e automazione, informatica, costruzione ambiente e territorio. Abbiamo poi un nuovo corso definito Digital Science, che è un corso di cui vi parleremo, un'innovazione, un'azione innovativa ormai arrivata al terzo anno, che prevede un percorso quinquennale informatico con la scelta fin dal primo anno. È una novità rispetto al mondo dell'istruzione tecnica, che invece prevede un biennio unitario e solo alla fine del primo biennio la scelta degli indirizzi triennali. Interessante nei percorsi dell'istruzione tecnica sono poi le opportunità in uscita. Abbiamo già più volte sottolineato, da una parte abbiamo sicuramente l'immissione nel mondo del lavoro, abbiamo la prosecuzione degli studi nel mondo universitario oppure nel mondo dell'alta formazione. Alta formazione che nel resto d'Italia si chiama istruzione tecnica superiore, in particolare Buonarroti è partner del Marconi nella realizzazione di 2 percorsi di alta formazione, uno in sistemi meccatronici e l'altro in ICT, quindi sistemi e reti in particolare. Questo il quadro dell'offerta formativa, in particolare 2 parole sul biennio. Il biennio, come dicevo, a parte il Digital Science, dove si sceglie fin dall'inizio di intraprendere un percorso di informatica, il biennio ha un carattere unitario orientativo, quindi è uguale per tutti gli altri percorsi. Ha come obiettivi quello di consolidare quelle che sono le competenze del percorso appena concluso, quindi della scuola secondaria di primo grado, e ha come obiettivo quello di consolidare un metodo di studio e di orientare la scelta del triennio. Qui velocemente l'orario, poi sarà tutto pubblicato sul sito, peraltro abbiamo una sezione molto approfondita che riguarda l'orientamento, che vi invitiamo a indagare, a visitare, ad esplorare. 2
parole velocissime e una parte umanistica molto solida, vedete il numero di ore vi orientate sicuramente, una parte scientifica piuttosto corposa, quindi matematica 4 ore, scienze integrate, tra l'altro scienze della terra, biologia, fisica, chimica, e una parte tecnica altrettanto importante. Quindi queste tre anime che si compenetrano nel primo biennio proprio per consolidare quelle che sono competenze che poi verranno assolutamente richieste nel proseguo degli studi triennale. Sono 35 ore settimanali, di cui 16 in laboratorio con le modalità di cui parlavo, quindi con la presenza di un co-docente, un insegnante tecnico pratico ed un assistente tecnico di laboratorio. E anticipavo, per noi i laboratori sono il cuore della nostra attività. Negli stessi laboratori abbiamo un approccio anche fortemente teorico, ma sono modalità integrate con un fare e quindi che facilitano un apprendimento appunto anche di tipo operativo. Non vorrei che si fraintendesse questo pensando che il nostro istituto non abbia una forte valenza teorica. Ce l'ha in maniera molto significativa, quindi è opportuno che si affacci a questo tipo di percorso. Chi ha una propensione per le discipline di carattere tecnico-scientifico, che ha una forte curiosità e una voglia di cimentarsi in maniera importante con lo studio. Non possiamo nasconderci che è un percorso molto impegnativo e pertanto occorre mettere in conto anche questo. Il laboratorio, dicevo, è l'elemento che contraddistingue questo percorso di formazione e non a caso anche in questo momento di chiusura delle scuole noi siamo riusciti a mantenere attivi per 2 giorni a settimana, rotazione per tutte le classi, proprio i laboratori. A distanza si possono certamente, anzi in maniera molto anche efficace, affrontare tutta una serie di discipline più di carattere, diciamo così, teorico, molto meno quelle laboratoriali, per cui i nostri studenti stanno apprezzando questa opportunità offerta dall'istituto. Un'altra opzione che viene offerta all'atto dell'iscrizione è questa: abbiamo 2 tempi scuola, un tempo scuola sui 6 giorni, un tempo scuola sui 5 giorni, quindi nel primo caso dal lunedì al sabato, di massima senza rientri pomeridiani, nell'altro caso dal lunedì al venerdì con alcuni rientri pomeridiani. In questa fase, fin dall'inizio, benché fossimo in presenza, uno dei 2 pomeriggi l'abbiamo proposto a distanza. Questo per il prossimo anno sarà da verificare. Mi preme sottolineare che nella scelta qui noi abbiamo dato questa doppia opzione proprio perché riteniamo che ognuno debba trovare la modalità più consona di gestione, anche di organizzazione del proprio tempo scuola e tempo dedicato ad altre attività. C'è chi necessita dei pomeriggi liberi e quindi preferisce avere una distensione più ampia del tempo, delle lezioni previste dalla scuola. In qualche altro caso invece si preferisce avere dei pomeriggi aggiuntivi e dei tempi un po' più distesi nel fine settimana o perché si hanno anche impegni di carattere sportivo. Questo non deve essere frainteso come un'opportunità di tempi poi liberi nel fine settimana. Chi affronta una scuola su 5 giorni poi necessita di alcune competenze, chi sui 6 di altre.
Allora, i 5 giorni necessitano di un'alta capacità di organizzazione del proprio tempo e dei propri impegni. E sui 6 giorni si ha più spazio, diciamo così, per lo studio individuale pomeridiano. A ciascuno l'invito, diciamo così, a scegliere ciò che si ritiene essere più conforme con il proprio stile di apprendimento, proprio nell'ottica di cui si parlava all'inizio di questo incontro. Ciascuno deve trovare la propria modalità, l'offerta che meglio si fa, meglio si addice ai propri bisogni. Un ultimo passaggio, ecco, un'altra offerta riguarda le classi tablet. Da anni l'istituto propone questa opportunità, è una didattica digitale, quindi i ragazzi lavorano direttamente con il loro iPad, è una scuola che è tarata sui 5 giorni, per l'anno prossimo si attiveranno 3 sezioni, quindi sono iscrizioni con numero prestabilito. E è una delle opzioni appunto che è prevista già in fase di iscrizione. Per approfondire questo tema, vi lascio un breve video sia della professoressa Gruber che di alcuni studenti. Sono Daniela Gruber, professoressa di lettere e animatrice digitale. Il Buonarroti, nella sua proposta formativa per il primo biennio, offre la possibilità di iscriversi a classi tablet in cui la didattica è potenziata dalla tecnologia informatica. Ma se la scelta è orientata in questa direzione, bisogna tenere presente che il dispositivo va acquistato dalle famiglie. Un sistema di controllo centralizzato predispone le applicazioni di uso durante l'orario scolastico. Le sezioni del 2021-2022 saranno 3 e un percorso di autovalutazione accompagnerà i preiscritti nel confermare l'iscrizione. Diamo ora la parola a Leonardo che approfondisce meglio come si lavora in una di queste classi. In una classe tablet si collabora per la realizzazione di testi e documenti, si condividono materiali e si sperimentano sempre nuove soluzioni per migliorare il proprio apprendimento. Da parte nostra, però, bisogna mostrare sempre un impegno costante nel migliorare il proprio metodo di studio. In una classe tablet utilizziamo applicazioni come il Classroom di Apple che permettono al docente di avere una visione d'insieme dei dispositivi. E questi ultimi sono dotati di applicazioni preinstallate che facilitano la didattica. Grazie Leonardo. Tiziano ci presenterà alcune applicazioni. Noi studenti utilizziamo Pages come quaderno infinito, aggiornabile, sempre più visibile per prendere appunti, Numbers per progettare grafici e tabelle smart, Keynote per creare presentazioni e la suite di Google che ci facilita l'ADD. Nelle sezioni tablet le parole chiave sono motivazione, responsabilità e collaborazione. Bisogna ricordare che la tecnologia aiuta lo studente, ma non lo sostituisce. È necessaria da parte dello studente capacità di concentrazione, forte senso di responsabilità, impegno serio e voglia di mettersi in gioco. Grazie ragazzi, per ulteriori informazioni orientati al futuro, buonanotti.tn.it. Bene, ci avviamo verso la conclusione, permettetemi però un invito a tutte le ragazze che fossero interessate all'approfondimento di discipline tecnico-scientifiche, di non farsi intimorire, di non lasciarsi condizionare da quelli che sono stereotipi e ormai, diciamo così, modalità interpretative anacronistiche. La tecnologia è anche donna, quindi vi aspettiamo. Vi lasciamo adesso con alcune testimonianze di nostri ex studenti che certamente aiuteranno a capire quali sono state possibili uscite e conclusioni del nostro percorso.
Ciao, sono Mira. Mi sono diplomata l'anno scorso presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Bonarroti ad indirizzo CAT, Costruzione Ambiente e Territorio. Questo percorso di studi mi ha portato sia ad iscrivermi all'università, infatti in questo momento sto frequentando la Facoltà di Ingegneria dell'Architettura a Trento, sia comunque a trovare un posto di lavoro, in quanto finiti gli studi ho trovato un posto di lavoro nel settore tecnico per cui avevo studiato. Sicuramente tutto ciò è stato possibile grazie alle numerose esperienze e progetti che l'istituto mi ha permesso di fare, oltre che all'apparato innovativo che questa scuola riesce ad offrire. Ovviamente, data la mia esperienza e comunque qualcosa che penso che nel 2020 sia ovvio, considero che questa scuola sia prettamente consigliata anche alle ragazze, non solo ai ragazzi come un vecchio stereotipo poteva far credere. Sono Luca Della Torre e mi sono diplomato in meccanica e meccatronica nel 2020. Ora sto frequentando il primo anno di ingegneria industriale a Trento. Grazie al percorso di studi presso l'Istituto Bonarroti ho potuto approfondire sia materie teoriche ma anche materie tecniche, sempre con un occhio di riguardo verso la lingua inglese. Inoltre ho potuto frequentare moltissime attività extrascolastiche, tra cui percorsi di studi all'estero, visite guidate in aziende innovative del territorio, gare di dibattito, gare sportive, eventi teatrali e anche progetti di azienda simulata. Tutto questo mi ha permesso di costruire delle basi solide per poterle poi utilizzare nel percorso di universitario. Ciao, sono Michele, mi sono diplomato l'anno scorso all'Istituto Bonarroti. Ho frequentato il corso di chimica che mi ha dato delle conoscenze molto specifiche ma anche abbastanza generali, che mi permettono adesso di seguire la facoltà di fisica qui all'Università di Studi di Trento. Un punto focale di questo istituto sono i progetti al suo interno che coinvolgono molto gli studenti e il collegamento molto, molto importante anche dell'istituto con le aziende territoriali ma anche extraterritoriali che ci è anche stato permesso di visitare. Ciao a tutti, sono Matteo Leonardi e mi sono diplomato presso l'Istituto Bonarroti nell'indirizzo di chimica. Questo percorso di studi mi ha permesso di entrare nella facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia. Oltre alle competenze tecnico-scientifiche che questo istituto è riuscito a darmi, devo riconoscere che anche le competenze tecnico-gestionali non sono state da meno. Ciao, io sono Andrea e mi sono diplomata in informatica e telecomunicazioni al Bonarroti nel 2019. Pochi mesi dopo il diploma ho iniziato un tirocinio come sistemista in un'azienda di informatica, nella quale sono poi stata assunta e dove sto lavorando tuttora. In parallelo ho iniziato a seguire il corso di laurea in sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche e sono attualmente al secondo anno. Si tratta di un corso molto specifico e credo che se avessi fatto un percorso scolastico diverso non sarei riuscita a seguirlo e sicuramente non a seguirlo e lavorare in parallelo. Mi chiamo Alex Audi Grevetta e mi sono diplomato in elettrotecnica ed elettronica nel 2020. Attualmente sto frequentando la facoltà di ingegneria per l'ambiente del territorio a Trento e devo dire che il Bonarroti mi ha preparato molto bene, soprattutto per quanto riguarda le materie tecnico-scientifiche come la matematica, la fisica o la chimica. E ai tempi della mia scelta di quale indirizzo intraprendere e finito il percorso delle medie, ero molto indeciso e non sapevo cosa avrei voluto fare una volta finiti gli studi. Così scelsi un tecnico perché sapevo che mi avrebbe lasciato aperte sia la strada del lavoro sia la strada del proseguimento degli studi. E col senno di poi sono felice di aver scelto il Bonarroti perché ho ricevuto un grande supporto da parte della scuola e dei professori e nella mia scelta riguardante il futuro, quindi grazie ai tantissimi percorsi, tantissime esperienze che la scuola organizza per aiutare gli studenti a intraprendere la scelta più adatta alle loro possibilità e alle loro passioni. Sono Luca Menestrina, mi sono diplomato come perito chimico all'ITI Bonarroti di Trento e mi sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutica all'Università di Bologna. Adesso sono un dottorando in Data Science and Computation nell'ambito della scoperta di nuovi farmaci. Dico spesso che la scelta dell'ITI è stata la migliore della mia carriera accademica, perché mi ha dato delle ottime basi teoriche, tanto che sono stato facilitato nei primi esami all'università. In più, mi ha anche insegnato come davvero si vive in un laboratorio e si lavora.
Dall'esperienza dei miei compagni di classe sono certo che l'ITI dia anche un'ottima preparazione per l'inserimento nel mondo del lavoro. Ciao a tutti, mi chiamo Fabio e ho frequentato il corso di elettrotecnica del Buonarroti. Scelsi questa scuola perché fin da subito mi fu chiaro che avrebbe potuto aprirmi parecchie strade a livello lavorativo. Consiglio questa scuola a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno voglia di capire cosa ci sta dietro a tutto ciò che noi diamo per scontato, no? Si è accesa una lampadina perché? Che come è potuto succedere? Il mio consiglio più grande è quello di farvi contagiare dalla, come si può dire, dalla curiosità, come bambini, perché sarà il modo migliore e più bello per riuscire ad imparare senza far fatica. Passiamo ora all'approfondimento, alla presentazione del percorso innovativo Digital Science con il professor Colle e la professoressa Mosna e alcuni studenti che ce le presenteranno in breve video. Sono il professor Giacomo Colle, vi presento il corso Digital Science presso Buonarroti di Trento. È un percorso nato da un tavolo di lavoro con diverse realtà importanti del territorio, quali università e aziende di ricerca, al quale termine si è pensato un ciclo di formazione molto improntato sull'innovazione digitale e che dia competenze ai ragazzi spendibili nel mercato del futuro. È un percorso quinquennale di informatica, lo studente che si iscrive in prima quindi sceglierà l'indirizzo fin da subito, la classe avrà continuità anche nel triennio, avrà un triennio differente anche per le modalità cui si svolge, ma al termine del quale il ragazzo acquisirà un diploma di tecnico informatico che potrà immediatamente spendere presso aziende oppure anche investire sul percorso universitario successivo. Tra gli elementi che abbiamo voluto spingere maggiormente all'interno di questo percorso vi è di certo l'internazionalizzazione: i ragazzi saranno coinvolti in diversi scambi linguistici, in tirocini e anche e soprattutto in progetti dove le lingue, la sulle lingue sarà molto importante. Inoltre si è deciso di rafforzare la lingua tedesca. Trento appartiene a un network molto importante a livello europeo con diverse città del territorio tedesco e quindi l'obiettivo del percorso è ottenere una certificazione C1 in inglese ma anche soprattutto un B1 di tedesco. Inoltre un altro elemento importante del Digital Science è lavorare sulla base di progetti, l'apprendere attraverso progetti. Su questo punto una materia gestione progetto viene incrementata durante il triennio per permettere ai ragazzi di affrontare con realtà partner sia degli enti di ricerca che aziendali progetti specifici sulle tematiche della cyber security, sistemi autonomi, data science e quindi acquisire anche già durante il periodo scolastico città e l'esperienza di lavorare in questi settori. La matematica è sicuramente una materia centrale nel corso Digital Science proprio per la stretta connessione che c'è tra matematica ed informatica. Io sono la professoressa Cristina Mosna, docente di matematica e insegnante nella seconda Digital Science. Il quadro orario del biennio prevede 4 ore in prima e 4 ore in seconda, ma già le 4 ore in seconda non sono svolte tutte in classe, ma 2 ore sono in classe e 2 ore sono in laboratorio, supportate anche da un docente tecnico pratico. Le 2 ore di laboratorio servono quindi a mostrare agli studenti, già fin dal biennio, la stretta relazione tra matematica ed informatica. L'informatica ci permette, tramite software di geometria dinamica, come ad esempio GeoGebra, di affrontare lo stesso problema sotto diversi punti di vista, quindi sotto l'aspetto numerico, grafico, simbolico, e quindi di dare più significati allo stesso oggetto matematico. Inoltre anche svolgeremo dei piccoli programmi in Python. Python è il linguaggio che loro già usano durante le ore di informatica per riuscire ad affrontare facili problemi. In questa maniera quello che vogliamo fare è passare dalla competenza di saper risolvere un problema a saper far risolvere un problema al computer. Secondo proprio una frase di uno studioso noto sia ai matematici che agli informatici, Donald Knuth, che dice che a dire il vero una persona non comprende davvero un argomento se non quando riesce ad insegnarlo ad un computer. In questa maniera quindi vogliamo già nel biennio cercare di sviluppare il pensiero computazionale.
Nel triennio le ore di matematica vengono di fatto potenziate. Infatti si passa da 4 ore in terza a 5 ore, da 4 ore in quarta a 5 ore e in quinta da 3 ore a 4 ore. Questo aumento, questo potenziamento ci permette quindi non solo di svolgere il programma previsto per l'istituto tecnico, ma anche di svolgere degli argomenti correlati con l'informatica. Ad esempio si approfondirà l'aritmetica modulare per capire quindi i principi della crittografia e capire quindi i principi matematici che stanno alla base della sicurezza in rete. Inoltre anche l'ora in più ci permetterà di fare dei progetti multidisciplinari anche in collaborazione con enti esterni. Per garantire la forte progettualità del corso digital, l'Istituto Buonarroti prevede la creazione di un'unica classe prima, costituita al massimo da 24 studenti. I criteri di selezione si baseranno quindi su questa tabella e prevederanno la valutazione dei voti alla fine della seconda media della materia matematica, italiano, inglese, tedesco e la media dei voti. Tali materie però vengono pesate, quindi matematica inciderà per il 30% sul punteggio, italiano il 30%, inglese il 15%, tedesco il 15% e la media dei voti il 10%. Il punteggio per ogni singola materia sarà attribuito secondo la seguente tabella. Quindi alla valutazione 6 verranno attribuiti 4 punti, alla valutazione 7 5, alla valutazione 8 6, alla valutazione 9 8 e infine alla valutazione 10 10. Questa tabella la potete trovare sul sito. Sono Valentina Milano della classe seconda Digital Science e sono molto contenta di questo indirizzo perché oltre a sviluppare competenze nelle singole materie, mi permette di partecipare a diversi progetti. La prima settimana di scuola siamo stati coinvolti nel progetto C-School, dove dovevamo provare a progettare la scuola del futuro. E da questo progetto abbiamo imparato diverse metodologie utili per affrontare problemi anche complessi. Sono Nicola Bezzi della seconda Digital Science e l'anno scorso, durante il secondo quadrimestre, ho partecipato a un progetto di nome Virus Scanner. Il virologo Eric Van Gorp e il suo team hanno visitato la nostra scuola per spiegarci questo progetto. È stato molto interessante innanzitutto perché l'abbiamo svolto totalmente in inglese, in collaborazione con una classe di Amsterdam. Ci siamo incontrati via Skype. Dovevamo fare anche uno scambio, ma per l'emergenza Covid-19 non è stato possibile. In compenso abbiamo svolto il final day in Zoom e abbiamo potuto migliorare le nostre capacità in public speaking e abbiamo conosciuto i nostri partner di Amsterdam. Per qualsiasi altro tipo di informazione potete scrivere a orientatialfuturo@buonarroti.tn.it. Bene, abbiamo concluso questo nostro primo incontro. Vi ricordo i prossimi appuntamenti: 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre, sempre giovedì alle ore 18, per la presentazione dei vari indirizzi di studio. Meccanica, meccatronica ed energia, elettrotecnica ad automazione nel primo incontro, informatica e telecomunicazioni, costruzione ambiente e territorio geotecnico nel secondo, chimica materiali, biotecnologie ambientali, biotecnologie sanitarie il 17 dicembre. Bene, spero che questa carrellata e questo tempo insieme possano essere stati di aiuto. Vi invito a consultare il nostro sito, a seguirci nei prossimi appuntamenti. A tutti grazie dell'attenzione e davvero di cuore buona scelta.